Allora, la situazione è che chi ha più tavoli è la stessa cosa, cioè perché se tu al cittadino non lo fai girare senza drink e senza mangiare, prima o poi ti si siederà. Per quanto riguarda le altre cose, chi non ha tavoli è penalizzato al massimo. Saracinesche di bar e ristoranti chiuse dalle 24 alle 5 della mattina. I tavoli potranno essere allestiti per un massimo di 6 persone. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle regole igienico-sanitarie. I bar che non hanno sedute potranno servire al banco solo fino alle 18. È con questo ultimo punto in modo particolare che il nuovo DPCM vuole evitare assembramenti. Voi quanti posti al tavolo avete? No, noi qui dentro con il distanziamento andrà 3 e 3, sono 6 posti a sedere massimo, di più non c'entrano perché il bar è piccolino, il nostro bar è piccolino e quindi non c'è. Fuori ne abbiamo una quindicina, 10-15, però inizia a far freddo e giustamente la gente non ci sta. Si sono accaniti, sembra che i bar e i ristoranti sia il cancro, è tutta colpa, e poi dopo vedi tranvie, bus e treni che sono uno sopra l'altro e sembra che il cancro sia solamente i bar e i ristoranti e la movida dei ragazzi. Il concetto non è tanto le misure che danno, delle restrittive, è proprio il terrore che viene fatto alle persone che quindi non escono piuttosto di stare a determinate condizioni. Quindi a noi sembrerebbe che non cambi nulla riguardo di orario, ma invece ci cambia lo stesso, perché come potete vedere, poi magari dalle prenotazioni e dagli hotel, eccetera, si tende a cancellare piuttosto che a prenotare. Come sta andando questo lavoro? No, fino a qualche 2 settimane fa, prima anche solo del discorso del DPCM precedente, si lavorava poco, ma qualcheduno c'era. Invece adesso, proprio si è notato, sarà anche una coincidenza, che dopo gli ultimi due decreti proprio c'è un abbassamento delle persone, dei clienti, delle prenotazioni.